è stato presentato, presso Formare, l'ente di formazione di Confitarma, il percorso di istruzione, formazione tecnica superiore IFTS, tecniche per la conduzione di impianti tecnici di navi. La presentazione del corso si è svolta a Castel Volturno, Pineta Mare, in Viale degli Oleandri. Un percorso formativo, promosso e finanziato dalla Regione Campania, ed organizzato da Formare, Polo Nazionale Formazione per lo Shipping, ente di formazione di Confitarma, insieme a Grimaldi Euromed, Augusta Offshore, Sinergas, Centro di Addestramento IMAT, Istituto Cristoforo Colombo di Torre del Greco, Istituto Francesco Caracciolo di Procida e dal Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Partenope. Gli obiettivi del corso, di 800 ore, gratuito, è legato all'inserimento nel mondo del lavoro di 24 giovani diplomati, del territorio campano, già selezionati mediante apposito bando, e che saranno impegnati nell'apprendimento delle tecniche specialistiche relative all'installazione, manutenzione e messa in funzione di impianti di propulsione e mezzi ausiliari, presenti nei locali macchina delle navi, grazie al coinvolgimento di alcuni tra i più grandi gruppi armatoriali della Campania, che potranno così assicurare periodi efficaci di stage a bordo di navi. Erano presenti i rappresentanti delle aziende armatoriali coinvolte, tra cui Guido Grimaldi, presidente dell'associazione ALIS, Mario Mattioli, presidente di Confitarma, per la Regione Campania l'assessore alla formazione, Chiara Marciani, la preside dell'Istituto Tecnico Caracciolo di Procida, Maria Longobardi, l'ingegnere Alberto Carotenuto, dell'Università degli Studi di Napoli Partenope, infine tra gli ospiti presenti c'era il comandante Parascandolo della Capitaneria di Napoli, il Collegio dei Capitani di Napoli con il presidente Caffiero e il vicepresidente D'Agostino, il presidente dell'Associazione Gli Amici del Mare di Torre del Greco Ciro D'Alesio. Sulle problematiche che sono sorte tra gli armatori, che si è verificata negli ultimi tempi, in nuove associazioni, abbiamo colto le dichiarazioni del presidente della Confitarma, Mario Mattioli, e del presidente dell'associazione ALIS, Guido Grimaldi. Certamente mi dispiace soprattutto in funzione dell'importanza delle aziende che sono fuoriuscite. Io ancora oggi non riesco a capire i motivi di questa fuoriuscita, perché in realtà, voglio dire, secondo me non ci sono. Da quello che ho letto sulle prime dichiarazioni, le politiche di Assarmatori sono di fatto le stesse politiche che porta avanti Confitarma da tempo. Le persone di Assarmatori hanno sempre avuto dei ruoli importanti e dei ruoli di produzione nell'ambito della Confederazione Italiana degli Armatori. La Confitarma vive dal 1901, quindi ha 117 anni, credo che fosse decisamente inutile creare una nuova struttura. Poi è molto importante capire qual è la mission di un'associazione. La mission di un'associazione, a mio avviso, non è una mission di tipo commerciale, è una mission di tipo aziendale, cioè all'interno dell'associazione sono presenti dei competitor. Non necessariamente il fatto di avere un competitore in associazione significa che devo farvene un altro, e invece il tema fondamentale è quello di lavorare sulle cose che le dicevo prima, cioè l'associazione di categoria deve essere un'associazione che sia in grado di poter dare alle aziende associate quel livello di paese, e quindi dal punto di vista legislativo, che consente di continuare a fare imprese in Italia. Quindi siamo nella parte bassa, cioè io devo garantire come associazione che esistano quelle regole per cui tutte le aziende che fanno, nel caso nostro, shipping e trasporti marittimi, siano in grado di potersi sviluppare in Italia, e quindi occupazione, registro internazionale, formazione, ambiente, eccetera. Quindi da questo punto di vista io francamente non capisco il dualismo associativo, perché di fatto su queste linee di base, almeno per oggi, almeno leggendo le dichiarazioni, mi sembra che non ci dovrebbero essere, anche dal punto di vista proprio razionale, il buon padre di famiglia, la necessità di spaccarsi. Se poi questa associazione voglia portare delle novità, come dice, che sono diverse da queste, le andremo a vedere. Se sono novità che sono coerenti con lo sviluppo, bene, però lo sviluppo si fonda sul rispetto degli attori, sul rispetto del paese, sul rispetto della bandiera e sul rispetto delle aziende che siano in Italia / Europa. Ovviamente a Mario per la fiducia che mi è stata accordata, voglio dire, grazie alla presidenza della Commissione Portoraggio, per la quale ci stiamo impegnando per dare un valore, un contributo in questo momento di profondo buio associativo. Bravo. Di decadenza per certi versi, e solamente non ti nascondo, io sono fiero di essere figlio di Mario Grimaldi, perché probabilmente nel panorama mondiale è difficile trovare una persona così autorevole come mio padre, però credo che Confitarma non poteva avere successore migliore. Questo te lo dico con grande onestà.
L'importanza di questo ente, secondo me, non spetta a me, voglio dire, dire troppo, in quanto stiamo vedendo l'organizzazione eccezionale che avete messo in piedi. Complimenti. Quello che abbiamo visto, quello che vedremo dopo, sicuramente ci lascerà estrefatti, perché avere un polo che può essere probabilmente il polo del centro-sud, no, forse il polo italiano, forse ancora meglio il polo del Mediterraneo per la formazione, è secondo me un privilegio che sia in Campania. Quindi veramente un complimento a tutti quanti voi. Che ci sia oggi il rettore a trazione, anteriore e posteriore, che veramente da dieta che sta facendo un ottimo lavoro, e con tutto il suo team, noi a livello diciamo di associazione con Confitarma, noi a livello aziendale con Grimaldi stiamo cercando di sposare delle logiche per promuovere ancora di più il discorso scuola, alternanza lavoro, dove proprio in una conferenza con Mario ne abbiamo parlato anche con il sottosegretario, è di importanza fondamentale. Però bisogna fare i fatti. Tu dicevi, la cosa importante non è chiacchierare, ma fare i fatti, quindi dimostrare. Li state facendo. Stiamo dimostrando che in Meridione possiamo fare grandi cose. Talune volte, probabilmente, anche meglio del Nord. E questo, da meridionalista, da meridionale convinto, mi fa assolutamente molto molto piacere. Per non, diciamo, dilungarmi troppo. Io penso che però un grazie noi lo dobbiamo dire, dobbiamo sicuramente all'assessore e al presidente De Luca, che stanno facendo un lavoro eccezionale. Forse tutto questo non sarebbe stato mai possibile senza, voglio dire, un aiuto, un supporto concreto di un presidente come De Luca, che tutta Italia ci invidia, e voglio dire, è un qualcosa di eccezionale, e non per il personaggetto, no. Ma effettivamente perché è una persona concreta e che fa i fatti li fa. Complimenti assessore, perché sta facendo un lavoro eccezionale, noi ne abbiamo bisogno, noi dobbiamo rilanciare le eccellenze. Io per esempio mi sono trovato talune volte, voglio dire, davanti a 400-500 ragazzi, e non c'è cosa, secondo me, più difficile per una persona fortunata come me di vedere questi ragazzi che spesso hanno, voglio dire, nei loro volti proprio la voglia, la gioia di voler rimanere nella nostra meravigliosa terra, e spesso c'è questa necessità di esodo. Perché? Perché non c'è lavoro. La politica che stiamo portando avanti come mare, come qualità, e la cura del mare, ma intesa come quella cura reale, quella cura del mare che ci dà la possibilità di rilanciare l'economia del sistema paese, è sicuramente una grande opportunità per i nostri giovani. Infine voglio dire, come gruppo Grimaldi noi abbiamo annunciato l'assunzione di 500 marittimi nei prossimi anni, quindi è un qualcosa di importante. Ricordo che siamo il gruppo in Italia che assume più marittimi, con oggi oltre 5.000 marittimi, quindi ne siamo assolutamente felici che possiamo rilanciare ancora di più nei prossimi anni e formare i nostri marittimi in questo meraviglioso centro. Quindi grazie a tutti e complimenti. Infine, abbiamo raccolto la dichiarazione del comandante Parascandolo, della Capitaneria di Napoli, sull'attuale situazione occupazionale dei marittimi italiani. Siamo qui con il comandante Parascandolo, gente di mare, ci siamo lasciati, potrei dire un anno fa, ma sono pochi mesi fa, quindi nel campo della gente di mare, quindi le volevo chiedere, se ha seguito come noi, diciamo, la presentazione di questa novità. Abbiamo visto che noi siamo un sito di marittimi, ci interessa molto dalla parte dei marittimi, abbiamo sentito l'annuncio fatto da Guido Grimaldi per quanto riguarda quei 500 posti di lavoro. Lei che ha il polso della situazione, e noi ci piace essere più pratiche, quindi lei potrebbe darci qualche... A noi fa piacere i 500 posti di lavoro. Allora, fa piacere a tutti ovviamente, non siamo insensibili alle esigenze del territorio, soprattutto alle esigenze di quelle che sono le culture marinaresche del territorio, che offrono momenti occupazionali importanti al territorio stesso. Cosa è importante oggi? Abbiamo visto due cose importanti. Uno, un grosso investimento sulla formazione, ed è stato proprio l'oggetto del convegno che ci incontrammo l'ultima volta. La formazione, secondo me, deve essere quel valore aggiunto che fa emergere il marittimo italiano nel confronto, nella competizione, perché il mercato è veramente libero e aperto, con le nuove marinerie emergenti. Il secondo elemento fondamentale che è emerso oggi è l'attenzione delle istituzioni a questo mondo.
In passato, dobbiamo essere sinceri, non abbiamo visto, e lo dico da uomo di Stato, quindi quasi una forma di autoaccusa, una grossissima sensibilità delle istituzioni verso un settore così strategico per l'economia locale. Adesso stiamo andando oltre e questo momento, questa attenzione che ha la Regione Campania, ma le istituzioni tutte, verso il mondo della marineria campana, è un momento fondamentale per vincere quella barriera che spesso può essere quella di ingresso al mondo del lavoro.